Gentili tre spettatori protagonisti, in occasione della 36esima edizione del Giornale della Professione del Cinema, abbiamo incontrato in occasione dell'anteprima l'attore Francesco Mandelli, ciao e benvenuto sui protagonisti. Ciao, benvenuto, ciao. Allora, Colpi di Fortuna, un film corale, appunto incentrato sul tema della fortuna, che ti sei inventato il traduttore dal mongolo all'italiano, fammi capire. Porto sfiga. Porto una sfiga pazzesca a Christian De Sica, che è uno molto superstizioso, quindi immaginatevi che cosa è potuto venire fuori. Senza Biggio come ti sei trovato? Molto bene, molto bene, finalmente senza Biggio, no? No, bene, perché vabbè, siamo comunque una coppia aperta, lo siamo sempre stati, quindi anche se ci vediamo tutti i giorni. Non tutti sanno che sei anche un valente musicista, no? Con Adam Green hai fatto un duo acustico, Non Indifferente. E quella lì è, diciamo, il mio divertimento, la mia passione. Adam Green è un musicista americano fantastico, con un grande senso dell'ironia e presenza scenica, ci piacciono più o meno le stesse cose, quindi siamo amici da molti anni. Siccome lui è un bravo musicista, io ho potuto accompagnarmi a lui, perché almeno eleva anche un po' la mia caratura di musicista pessimo quale sono. Senti, c'è il vezzo tra tanti tuoi colleghi di diventare registi, no? In qualità di attori, ma voi lo siete già con I Soliti Idioti, appunto il film che avete fatto, no? Si può dire? Ma sì, da un certo punto di vista, cioè c'è stato un regista che è Enrico Lando e che ha fatto benissimo il suo lavoro, però sai, comunque scrivendolo noi, i personaggi sono nostri, quindi quando arrivi sul set, bene o male, dai anche delle indicazioni che possono essere di regia, e poi quando vai in montaggio, bene o male, lo monti, perché poi sei lì tu a montarlo, quindi è un po' registi a metà. Un film nuovo, con nuove maschere che possono caratterizzare l'era contemporanea? Sì, 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 stiamo scrivendo con Fabrizio, quindi appena ce l'abbiamo pronto ve lo faremo vedere. In ultimo, i tuoi personaggi come nascono? Per esempio il nichilista, Ruggero De Sceglie, per esempio. Nascono tutti dalla realtà, dal fatto che comunque sono tutte persone o situazioni che noi abbiamo visto nella vita reale, e quindi vengono esagerate, e si cerca di trovare un punto di vista divertente anche nelle grandi tragedie dei personaggi che caratterizzano l'Italia oggi, e quindi sempre dalla realtà, ecco, qualcosa in cui la gente si possa riconoscere, possa dire: ah, ma dai, anche la mia vita è così, anch'io conosco quel personaggio. In ultimo, il successo, oggi la gente cosa è disposta a fare pur di ottenerlo? Non lo so, forse ti posso dire quello che non è disposta a fare, ovvero lavorare. Senti Francesco, la trasmissione si chiama I Protagonisti, col tuo stile un saluto in camera. Un saluto a tutti i protagonisti dei protagonisti, da Francesco Mandelli, e ci vediamo presto al cinema, spero, ciao. Grazie caro. Ciao.